cita il caso di un pignolo che fu l'inizio di questo scandalo. Puoi spiegarci perché? Perché, come ho detto anche in commissione, l'Ampugnano è stato un procedimento penale nel quale sono stati attenzionati i telefoni di tutta una serie di persone che operavano nel settore e che ha dato, diciamo, un quadro preciso dei rapporti che intercorrevano fra dirigenti, professionisti e ovviamente apicali di varie società, comprese quelle del Monte dei Paschi. Da quello, diciamo, si è aperta uno spaccato di un mondo, di un modo di operare che poi è stato attenzionato dalla Procura della Repubblica anche per altre vicende come quelle del Monte dei Paschi. Non l'ho detto solo io, ma il processo di Ampugnano è il padre di tutti i processi che poi sono venuti a cascata, anche quello del Monte dei Paschi. In particolare lei si parla della vicenda di Anton Venta e nella storia della commissione si è concentrato molto sugli elementi di particolarità, mettiamola così, dell'acquisizione e ha citato alcuni punti. È possibile che ce li racconti qui? Sì, dunque guardi, c'è un documento che è un documento del 2008 appunto, in cui si dice esplicitamente da parte del Monte dei Paschi, era sul sito del Monte dei Paschi, pubblico quindi, che non era stata fatta una due diligence né una perizia prima della firma dell'accordo, precisamente a pagina 11, l'ho citato in commissione poc'anzi, e un altro elemento di criticità, a mio modo di vedere estremamente significativo, avrebbe dovuto porre l'attenzione anche di chi ha deciso poi questa operazione, è stato l'aumento del 17,9, quasi del 18% in un anno del costo del personale. Non solo questo ovviamente, io ho citato, poi c'era il problema delle linee di finanziamento che ho detto che sono state restituite a BN Ambra, aveva finanziato ovviamente l'operatività della banca Anton Veneta. Quindi tutti questi fatti hanno fatto lievitare i costi, non quelli diretti dell'operazione che sono stati poco superiori a 9 miliardi, ma che hanno fatto lievitare i costi in un modo esponenziale, creando dei grossi problemi sulla patrimonializzazione del Monte dei Paschi medesimo. A un certo punto le è stato chiesto dove sono finiti i soldi, i famosi bonifici verso l'estero. Qual è la soluzione per trovare una risposta a questa domanda? Ma guardi, se io gliel'ho detto, non ho purtroppo, ho delle impressioni, ma queste le tengo per me, perché non voglio, perché non ho prove, quindi se avessi delle prove le avrei già tirate fuori. Le soluzioni sono quelle che stava cercando, devo dire, la Procura, cioè delle rogatorie internazionali, ma se è stata fatta un'operazione con dei prelievi da persone di cui non sappiamo nome e nemmeno la qualifica, questo poi diventa, si perdono, diciamo, a uno sportello, se questo è successo ovviamente. Io ho l'impressione che la rogatoria su Londra, fatta in un certo modo, potrebbe dare degli esiti, ma non è detto che si riesca a comprendere le dinamiche che stanno dietro all'operazione Anton Veneta. Un'ultima domanda, lei si è concentrato molto sul tema, sul fatto di essere un senese e quindi aver vissuto tutta questa vicenda dal punto di vista di cittadino. Da cittadino, qual è il problema principale di quello che è successo? Il problema principale di quello che è successo è che è stato levato una prospettiva di futuro ad un'intera città, alle generazioni nuove. Questo è il problema più grande. Chi ha amministrato la banca Monte dei Paschi, va bene, ha operato senza tenere conto che questa banca era la vera risorsa economica del territorio. Perdendo il Monte dei Paschi noi siamo in una situazione economica drammatica. La ringrazio. Grazie a lei. Grazie ancora.